Esordio in Serie A di Moreno Torricelli, pagato 50 milioni. Di professione, fino allo scorso anno, imballatore di mobili. C'è stato un periodo che va dal 1992 al 1998 nel quale Geppetto non era più il papà creatore di Pinocchio, ma un terzino capace di rappresentare la favola nel calcio italiano. Il soprannome del celebre falegname, Moreno Torricelli, se lo guadagna quando passa dai dilettanti alla Juventus. Tutto vero, tutto incredibile e anche tutto profondamente giusto. Perché il ragazzo lombardo lavora in un mobilificio della Brianza e da calci a un pallone con la Caratese. Il professionismo, più che un'idea, è un sogno e forse anche un'utopia, fino a quando gli tocca di giocare contro la Juventus in un'amichevole estiva. Moreno ha 22 anni e la società bianconera rimane colpita dal suo valore. Viene aggregato in ritiro e sotto l'occhio attento di Giovanni Trapattoni finisce per guadagnarsi la stima generale. Torricelli coglie l'attimo, lavora come un matto, va su e giù lungo la fascia e vive ogni allenamento come un'autentica lezione. È talmente bravo nella sua applicazione che non solo firma il contratto definitivo, ma diventa un elemento cardine della Juventus che andrà a vincere la Coppa UEFA. 48 partite la prima stagione, Moreno è una presenza fissa. Dopo un po' ci si dimentica del salto che ha fatto e lo si considera per il suo esatto valore. Dopo Trapattoni arriva Lippi. La Juve è in piena rifondazione. C'è bisogno di aria nuova dopo anni trascorsi senza vincere lo scudetto. Il nuovo tecnico sottopone tutti a esami durissimi. Non ci sono rendite di posizione per nessuno. Chi vuole il posto deve lottare come e più degli altri. Torricelli non parte in prima fila. C'è persino un momento che sembra sulla lista di partenza. Poi, col sudore quotidiano al quale è abituato, scala le posizioni e lo si vede più in campo che in panchina. È in campo anche nella finale di Champions League contro l'Ajax, quando disputa una signora partita e sembra sì davvero il compimento di una favola. Ma il vissero tutti felici e contenti, non è ancora il momento di scriverlo. Perché arrivi il finale ci vogliono ancora due stagioni di altissima intensità. Adesso il quadro si fa più completo e la storia può prendere la sua versione definitiva. C'era una volta Moreno Torricelli, un ragazzo che giocava per hobby, dominato dalla passione. La sua fata fu la vecchia signora. Con lei vinse 3 scudetti, 2 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, una Champions League, una Coppa UEFA, una Supercoppa europea e una Coppa intercontinentale. È tutto vero. Perché alla Juve non c'è Pinocchio, non si dicono le bugie. Semmai ci può stare Geppetto, a vincer tutto e a far legna su e giù per il campo. L'esordio in Coppa Italia contro la Fidelis Andria. Poi la prima volta in Serie A in casa contro l'Atalanta, un bel 4-1 e buoni voti in pagella come premio per i 90 minuti. Quindi Moreno Torricelli viene impiegato in Coppa UEFA. E lui, che bada a difendere e a far cross per i compagni, si trova ad andare in gol al suo primo battesimo europeo. La data è storica, 16 settembre 1992. La partita è contro i ciprioti della Nortosis, travolti da un tennistico 6-1. Ci saranno altri 2 gol nei 6 anni di Moreno in bianconero e tutti, curiosa coincidenza, contrassegnano vittorie ampie. 1-0-4 a Piacenza nella prima trasferta in campionato con lo scudetto sulla maglia. La Juventus ha trovato duro a centrocampo e in difesa, soffrendo parecchio. Sono così emerse nel primo tempo smagliature preoccupanti per Lippi, che ha capito che qualcosa non andava e, pensando un po' anche alla Coppa, nella ripresa, come vedremo, ha operato una sterzata tattica che dovrà far riflettere. La diligenza di Di Livio non è stata accompagnata da un'altrettanto ordinata condotta degli altri, e dietro l'assenza di Bjerkovud ha avuto un certo peso. Ma il campanello d'allarme è suonato quando Corini ha colpito la traversa. Sì, Vialli e Ravanelli hanno mostrato grande impegno anche nei ripiegamenti, tuttavia la partita è apparsa a senso unico. Una grande occasione per Caccia, ma c'è fuori gioco. Quando si è fatto male Peruzzi, ferito dopo uno scontro con De Francesco, ma in Coppa ci sarà,
si è avuta l'impressione di una giornata storta per i bianconeri, che a questo punto però si sono svegliati di soprassalto. Ma prima di andare a segno hanno lasciato un'ultima palla al Piacenza. Non era tempo di caccia e Rampulla non si è fatto impallinare. Poi sulla ruota bianconera è uscito il terno secco. Palla catturata a centrocampo, Sousa ha imbeccato Vialli e la partita è cambiata. Il contropiede juventino è stato micidiale. Comunque, nella ripresa, Lippi ha operato importanti variazioni tattiche. È entrato Torricelli a destra, Porrini e Ferrara centrali, Tacchinardi davanti alla difesa, affiancato da Conte e Jugovic. Fuori Sousa e Deschamps. Il Piacenza è apparso stanco ed è cominciata la mattanza. La traversa di Porrini è stata l'annuncio della goleada. Il pressing bianconero si è dimostrato vincente e Torricelli ha segnato il suo primo gol in Serie A su invito di Vialli. La vittoria bianconera è apparsa così al sicuro. Nei paraggi di Lippi è tornato il sereno. E un altro poker rifilato ai Glasgow Rangers nel loro stadio, travolti da una squadra che ha fame di vittorie importanti e cannibalizza gli avversari. Vialli, palla buona per lui. Torricelli sostiene l'attacco, Del Piero in mezzo, Torricelli sinistro e gol incredibile, grandissimo gol di Torricelli, 2-0 per la Juventus ad Ibrox Park. Bravissimo Torricelli, ha fatto finta, si è fatto dare una palla larga da Vialli che l'ha visto benissimo, non si scompone Lippi, ha dribblato all'interno fingendo Brown che è caduto nel tranello, vediamo, finge, rientra e poi prende in controtempo anche Thompson che va sul palo opposto. Gol bellissimo di Torricelli, bravissimo. Qui è stato bravo. Vediamo l'azione, il dribbling a rientrare, Moreno Torricelli. Una soddisfazione veramente straordinaria per lui, un gol importantissimo anche che davvero dovrebbe tagliare le gambe a Glasgow Rangers. Rivediamo un gol molto molto bello firmato da Moreno Torricelli. Il suo capolavoro è la finale di Roma contro l'Ajax. Se gli tremavano le gambe per l'emozione, certamente non si è visto, perché Moreno è stato uno dei migliori in campo, il simbolo di un gruppo che ha saputo andare oltre i propri limiti, entusiasmando per la vitalità con cui ha interpretato le partite. Non eravamo i più forti, siamo stati i più bravi. Il credo di Marcello Lippi, espresso più volte nel periodo, ha in Torricelli una perfetta incarnazione.